Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi nuovo video, realizzeremo insieme questo orecchino a clip. Questo qui è il retro. E poi se volete c'è anche l'orecchino a lobo e volendo potete montarlo sia a rombo, così come la clip. Io l'ho pensato in forma quadrata. Quindi adesso vi dico i materiali che ci occorrono. E lavoreremo su questo. Allora, cipollotti 4x3 mm, Rokai Miyuki 15.0, Rokai Miyuki 11.0, Rokai Miyuki 8.0, una clip da 14 mm, potete provare anche con una da 12, e poi delle Super Duo, poi ago extra fine della Miyuki e filo Miyuki. Allora, come prima cosa io devo inserire una Rokai 11 alternata a un cipollotto per 4 volte. Quindi devo fare questo inserimento per 4 volte. Ecco qui. Quindi 4 rocai 11 alternata a 4 cipollotti. Dopodiché chiudiamo a cerchio e facciamo un paio di nodini. Ecco qui, una volta chiuso a cerchio esco da una rocai 11. E devo prendere allora due rokai 11, una super duo e tre rokai 11 per sopra la super duo, quindi 2 11, una super duo, 3 11, porto giù e poi dobbiamo inserirci praticamente nel foro libero della super duo. E poi qui tiriamo, dobbiamo prendere altre 2 11, quindi altre 2 11. E ci inseriamo qui in questa rokai. Quindi usciti da qui prendiamo 2 11, una super duo e 3 11, 2 11, una super duo, 3 11, portiamo giù, entriamo nel foro libero della super duo e poi prendo 2 11 e mi inserisco nel foro libero qui, non nel foro libero, nella rokai 11.0, scusate. Dobbiamo fare la stessa cosa anche qui e qui. Terminato qui, devo portarmi ad uscire, devo salire innanzitutto qui super duo ed esco poi da queste tre rokai. Aiuto, mi ingarbuglio sola, ecco qua. Quindi usciti da qui, ho inserito più rokai sul tavolo, devo prendere allora 2 rokai il 15, una 11, una 8, una 11 e 2 15. Quindi 2 15, una 11, una 8, una 11 e 2 15. Mi inserisco qui, fate attenzione ad entrare perché può capitare che vi sfugga. Dobbiamo entrare in tutte e tre le rokai qui, poi ancora 2 11, una 11, una 8, una 11 e 2 15. Quindi 2 15, una 11, una 8, una 11 e 2 15. E ci inseriamo in tutte qua queste rokai qua sopra e dobbiamo fare la stessa cosa anche qui e qui. Ecco, dopo che ho completato tutto il giro mi porta ad uscire da una rokai 8.0 e prendiamo 3 rokai 15, quindi 3 rokai 15, sto uscendo da questa rokai 8.0 da questo lato e mi inserisco nella 11 qui che abbiamo inserito insieme ai cipollotti. Quindi rifiniamo il davanti, diciamo 1 2 3 e ci inseriamo uscita alla rokai giù nella rokai 80 su e poi dobbiamo fare questo passaggio anche qui, qui e qui. Ecco, ho inserito tutte queste rokai, adesso esco da una rokai 80,
passiamo all'Erokai 11.0, perché ci prepariamo per l'incastonatura della clip. Dobbiamo prendere 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi partiamo con l'inserimento di 9 Rokai. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi usciti da qui 9 Rokai. Ci inseriamo, giro il lavoro qui in questa Rokai 8.0. Portiamo avanti. Usciti da qui dobbiamo prendere 7 invece Rokai, 3, 4, 5, 6, 7. Qua questa volta 7 Rokai, 5, 6, 7. E ci inseriamo qui. Altre 7 Rokai, 1, 2, 3, 4. 5, 6 e 7, 7 Rokai, e ci inseriamo qui. Altre 7 Rokai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Rokai, e ci andiamo ad inserire in questa Rokai 8.0. Adesso prendiamo la nostra clip. Dobbiamo praticamente inserirci dove ci sono 9 Rokai. Qui, in questo modo. Ci inseriamo. Teniamo con il dito. Adesso qui, una volta inserito, proseguiamo fino ad uscire da dalle Rokai 11. Da queste 3 Rokai 11 sopra la Super Duo. E a questo punto prendiamo quindi 3 15. Ecco. Aiuto, mi è caduto. Lago. Allora 3 15. Quindi usciti da queste Rokai 3 15. Qua ce ne sono due, ci dobbiamo inserire. Spero di farvi capire bene. Spero di spiegarmi bene io. Ecco, ci dobbiamo inserire in queste Rokai. Cioè, praticamente ne dobbiamo saltare due e ci inseriamo qui. Proseguiamo. Qui mi sono inserito male. Ecco. Proseguo. Lavorare con la clip poi non è facile. Aiuto, ce la farò. Allora, un attimino, ci vuole solo un po' di pazienza. Ecco, ce l'ho fatta. Ecco, devo entrare qui. Devono restare due Rokai come dall'altro lato. Quindi devo uscire solo da qui. Solo da qui. Quindi devono restare due Rokai come dall'altro lato. Prendo altre 3 Rokai 15. 3 Rokai 15 e mi inserisco in queste 3 Rokai 11 qui. Tiriamo. Poi devo uscire da qui. Ecco qua. Tiriamo bene. Adesso entro in queste Rokai fino ad uscire. Allora, 1, 2, 3. Quindi sono 3,
Dobbiamo uscire dalla quinta. Ne devono avanzare praticamente 4 da un lato, quindi dobbiamo uscire da qui. Ecco, dobbiamo uscire da qui e ne devono restare 4, 1, 2, 3, 4. Quindi usciti da qui, prendiamo 3 rocai 11. Abbiamo quasi finito, ci siamo. Quindi 3 rocai 11, 3, e ci inseriamo 1, 2, 3 nella quarta. Ne devono avanzare 3 da un lato e 3 dall'altro. Stringiamo bene, tiriamo. Altre 3 rocai 11 e mi inserisco nella quarta. Altre 3 rocai 11, mi inserisco nella quarta. Le ultime rocai, e poi non ci resta che ripassare. Quindi 3 rocai 11 dalla rocaia dalla quale siamo partiti. Quindi questa praticamente. Aiuto, allora, ecco, perché adesso devo ripassare, quindi dalla quinta, non so, sto combinando solo danni, perdonatemi, ecco qui, quindi dalla quinta, ecco qui, adesso tiro, stringo tutto bene e ripasso, ed ecco qui che anche l'altro orecchino a clip è terminata, eccoli insieme. Quindi mi auguro che questi orecchini vi siano piaciuti, fatemi sapere cosa ne pensate e vi ricordo che nell'info box vi lascerò anche il link che vi rimanderà al video di questi orecchini al lobo, che in realtà sono due, questi sono i Mini Square 2.0. Quindi al momento vi saluto, alla prossima, ciao a tutti!